dal titolo Bologna un anno dopo, vorremmo anche per diciamo dare il senso dell'iniziativa anche dal punto di vista della partecipazione, che mi pare molto variegata e quindi abbastanza ricca. Non abbiamo naturalmente organizzato un dibattito scadenzato per quanto riguarda chi interviene prima, dopo, eccetera. Cerchiamo in qualche maniera di cogliere il momento adatto per quanto riguarda i vari interventi. L'iniziativa è articolata in questa maniera: ci sarà una breve introduzione per dar modo appunto di sviluppare le varie tematiche che sono richiamate nel nostro volantino, e poi ci saranno gli interventi di 5 minuti che, se ci riusciamo, alla fine dovrebbero far parte anche di una documentazione che, se qualcuno di voi ha interesse a ricevere, potrebbe lasciare dei nominativi in modo che possiamo farli avere. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che sono presenti. Naturalmente chiederei a quelli che intervengono di presentarsi, in modo che anche la platea poi sia in grado di riconoscere quali sono i vari soggetti che intervengono. Oltre alle associazioni che sono qui presenti, come sapete, questo incontro fa parte di una serie di iniziative che sono state messe in campo dalla rappresentanza istituzionale dell'altra sinistra. Abbiamo presente il segretario provinciale della Fondazione Tiziano Loretti, siamo in attesa del responsabile dei Verdi per la pace, che è stato trattenuto, sapete che è presidente del quartiere San Vitale. Naturalmente c'è il consigliere comunale del cantiere Serafino D'Onofrio, ho visto Panzacchi e ho visto Sconciaforni e la Donata Lenzi, e ringrazio tutti per la loro partecipazione. Darei la parola a Gigi Marcucci per l'apertura. Mi è stato chiesto di introdurre brevemente questo incontro, e siccome il titolo è Bologna un anno dopo, io comincio per l'appunto da qui. Bologna 2004, Bologna 2005. In giugno 2004, dopo la vittoria elettorale, in questa città c'è stata una delle manifestazioni più partecipate e appassionate che io abbia mai visto, vivendo a Bologna dagli anni 60. È una manifestazione in cui il cui senso non era semplicemente il festeggiare una vittoria elettorale, ma insomma il manifestare questo desiderio di cominciare a muoversi di nuovo, di uscire da quei lunghi anni di stagnazione che erano stati la giunta Guazzalotti. Un anno dopo il clima non è più questo. I sintomi sono molti, cominciando dal fatto che nessuno ha pensato di prendere una qualche iniziativa pubblica, se non il gruppo di questa sera, ragionare pubblicamente il bilancio di questa esperienza. Il clima è cambiato. Io credo che non convenga mettere la testa sotto la sabbia. Non è che si tratta di fare polemiche, si tratta, credo che quella di questa sera può essere un'occasione utile,
si tratta di chiedersi apertamente e liberamente il perché, con l'intento di contribuire positivamente, diciamo, al rilancio del governo cittadino. Io credo che le discussioni aperte, libere, quando sono mosse da intenti costruttivi, e qui tutti sappiamo che l'intenzione deve essere costruttiva, perché la grande scadenza che abbiamo di fronte in un clima quasi di emergenza nazionale sono le elezioni politiche del prossimo anno. Credo, dicevo, che quando le discussioni sono aperte, libere, mosse da intenti costruttivi, facciano bene. Giovani studenti universitari che vivono in questa città.
Naturalmente c'è il problema di come combinare le esigenze molteplici di questo mondo giovanile con le esigenze degli abitanti dei quartieri del centro, però che il punto caratterizzante debba essere stato quello di una certa ordinanza di sapore proibizionista, lascia un po' perplesso. Terzo tema, sì, davvero enuncio solo i titoli perché direi di essere un po' troppo lungo. Si parla della riforma dello statuto del comune. Bene, ma perché se ne parla solo per proporre un discutibile aumento del numero degli assessori? Dico discutibile nel senso che l'esperienza dice che quando si tratta di formazione delle giunte, cioè di quelli che dovrebbero essere gli organi collegiali dell'amministrazione locale, aumentando i numeri non si risolvono i problemi di funzionalità. Ma perché ragionando di riforma dello statuto si discute solo di questo e non si riprende quel tema della riforma dei quartieri che è in concreto, diciamo, è la leva attraverso cui sulla partecipazione costruire un progetto non retorico, ma un vero progetto politico. Da ultimo, questione politiche della casa, tema della legalità, tema della sicurezza. Ora, noi viviamo in un paese in cui enunciare le classiche regole del pensiero liberale è diventato quasi aggressivo, perché noi siamo il paese in cui il Presidente del Consiglio e il suo avvocato di fiducia si sono difesi in un pubblico dibattimento dall'accusa di corruzione dei giudici dicendo che no, non era corruzione ma era frode fiscale. Noi siamo in questo paese, quindi è evidente che il tema della legalità costituzionale, del ritorno, diciamo, alle regole di fondo di uno Stato di diritto, è un tema cruciale della nostra parte politica. Ma il tema deve essere portato a questo livello, no? E non credo che, diciamo, questo tema possa essere sbrigativamente risolto dichiarando illegali e quindi come tali mai giustificabili quelle forme di lotta sociale dove magari si commettono sbagliando specifici atti illegali, ma diciamo che hanno altra motivazione. Concludo, credo che questi ed altri temi questa sera si avviene sulle opinioni, ragionare anche per attrezzarci verso il futuro. È chiaro che insomma stiamo tutti guardando alla ripresa dopo la pausa estiva. Io penso che si debba anche in termini nuovi lavorare per rilanciare la qualità del governo cittadino. In questo senso considero molto significativa l'iniziativa che alcune associazioni, circa una trentina di associazioni, hanno assunto di costituirsi in rete, scegliendo un bel nome, quello di Unirsi, che è già di per sé un bel programma, e decidendo su specifici temi di costruire gruppi di lavoro, istruire le materie e per poi presentarsi all'amministrazione cittadina con concrete proposte. Credo che questo debba essere, diciamo, il metodo di lavoro a tutti i livelli. La discussione di questa sera può essere quindi utile in questo senso. Aggiungo solo una battuta finale sulla questione di politica nazionale. Qui, come sapete, la situazione non è del tutto rosea, perché da un momento particolarmente brillante dello Stato dell'Unione, cioè dell'alleanza di centro-sinistra, che si era realizzato subito dopo le elezioni regionali, sono successe una serie di vicende, processi critici e così via. Io penso
penso che l'iniziativa di Romano Prodi debba essere condivisa su un punto, non dico che debba essere sottoscritto per intero tutto il pensiero podiano, e cioè questo tentativo che Prodi fa, e l'ha fatto in maniera diversa, con proposte diverse, di introdurre un elemento di innovazione politica dentro questa alleanza del centro-sinistra. Nella consapevolezza, credo condivisibile, che questa alleanza del centro-sinistra, se si presenta solo come una coalizione elettorale di partiti, partitini, pronti a ridividersi il giorno dopo, rischia di non vincere le elezioni. E vincere le elezioni, questo quadro politico, economico e sociale, invece, oggi quello che si può chiamare un autentico dovere civico. Credo che il senso di quell'iniziativa, compresa la proposta delle primarie, sia quello di muovere, oltre all'alleanza tra le forze organizzate, i partiti, di muovere anche una partecipazione diffusa dei cittadini in quanto tali, delle associazioni, dei movimenti, cioè di quello che si muove nella società, non essendo rigidamente, diciamo, organizzato dai partiti, i quali, come sappiamo, vivono nel rapporto con la società tutti, più di meno, un rapporto. In questo senso, penso che al di là delle specifiche posizioni, l'iniziativa delle primarie, che sono state confermate per il prossimo mese di ottobre, deve essere considerata un'iniziativa importante per il successo della quale tutti dobbiamo impegnarci al meglio. E si prepara Diana Cacciari dell'Associazione del Parco della Manifattura Tabacchi. Portano
a un nuovo ritorno e un nuovo appello agli elettori, ai cittadini, nel quale probabilmente possono pesare anche forse frustrazioni di aspettative un po' troppo elevate. Un po' troppo elevate perché può darsi che la politica abbia ancora bisogno di sognare, di far sognare, e che questo sia veramente molto difficile. La gente ne ha voglia, ma ciò che viene proposto, ciò che la politica è in grado di sfornare, difficilmente fa sognare. E allora stiamo ai problemi reali. E a quelli che venivano ricordati prima, ne aggiungerei in brevissimo un altro paio, forse tre. Intanto la grande questione in questa città veniva ricordata prima come contrappeso, diciamo. La grande questione anche della popolazione anziana. Popolazione anziana che credo sia intorno al 20% oltre i 65 anni, forse qualcosa di più oltre i 60. Sono una popolazione importante, significativa, e attende risposte le più varie. E a questa si collega anche la questione dei servizi sociali e in particolare, a me stanno a cuore e io li ricordo, in particolare dei servizi rivolti a quelle che vengono chiamate un po' stupidamente, le categorie deboli. Le categorie deboli che pure sono migliaia e migliaia di cittadini, le cui esigenze si intrecciano con le questioni della mobilità, con le questioni dello studio, del lavoro, di una della residenza, dell'abitabilità. Da Tarcisio Sirio si diceva però la vivibilità complessiva, almeno al momento, non è migliorata in modo particolare. Forse in un anno non può migliorare, però esiste a livello della mobilità una giungla di piccoli eventi, di piccoli fatti, che sono poi quelli che danno realmente fastidio ai cittadini, al di là delle monumentali progettazioni, delle grandi dissertazioni. Strade poco praticabili, lavori, sono banalità, guardate cari compagni, che sono queste banalità che danno fastidio alla città e che a volte allontanano anche dei consensi, perché bisogna prestare attenzione a non, nel piccolo, nel semplice, a non dare intralcio, a non creare, a volte ci complichiamo la vita da soli, secondo me, facendo delle cose che vanno, che servono veramente a poco da un punto di vista funzionale e che creano moltissimi problemi. La questione delle categorie deboli si intreccia ed è cosa importante anche per l'amministrazione del nostro comune, si intreccia fortemente con quelle che in questa città sono risorse importanti, significative, quelle delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le IVA, quelle che una volta erano chiamate le opere pie, che detengono patrimoni immobiliari, culturali, di risorse anche finanziarie, non indifferenti, e che io credo bisognerebbe cercare di forse coordinare un po' più strettamente in una politica che veda la città e i cittadini, il benessere dei cittadini come suo obiettivo. Credo che alcuni consigli di amministrazione sono già stati rinnovati, forse altri lo saranno, spero che prevalgano i criteri della competenza, della capacità in questi rinnovi, almeno per le nomine che il Comune farà. A
almeno per le nomine che saranno espresse dalla nostra parte politica, ma probabilmente sarebbe opportuno realizzare una sorta di coordinamento, una qualche forma, una qualche presenza in un delegato, in un ufficio dell'assessorato, non so in quale, esattamente in quale forma, ma una qualche presenza che abbia la capacità di coordinare l'intervento di questi consiglieri dentro queste istituzioni, perché queste istituzioni possono portare alla soluzione dei problemi della città grandi e significative risorse. Da ultimo, se non sarei maleducato a sottrarre troppo tempo, da ultimo una semplice questione, una questione di comunicazione. Esiste sempre un problema di comunicazione, esiste perché da un lato i cittadini hanno voglia di ascoltare poco, diciamo la verità, ma esiste anche perché si fa fatica a comunicare, si fa fatica a comunicare con questi linguaggi e questi simboli. Guardate, per i cittadini non è stato un bello spettacolo quello che è andato in scena, mi pare una settimana fa o due, non ricordo, relativamente a quella questione dell'ordine del giorno, eccetera, adesso non voglio entrare nel merito, non c'è tempo, non è il caso, ma non è stato un bello spettacolo, soprattutto se si considera che la comunicazione viene veicolata, rimbalzata soprattutto attraverso i giornali, che danno un'immagine, secondo me, molto deformata delle cose che si fanno, delle cose che si dovrebbero fare, dei progetti delle forze politiche, che naturalmente tendono a dare un'immagine che è, insomma, un po' più tra il gossip, tra il pettegolezzo, la ripicca personale e altre cose di questo genere. Io credo che bisognerebbe pensare, forse a partire anche da questa iniziativa, da questo gruppo, bisognerebbe pensare a forme di comunicazione un po' più stabili, nelle quali si parli veramente delle cose, dei progetti, della cittadinanza, dei cittadini, di ciò che si intende fare, di ciò che si soffre. In parte il nostro amico, il compagno Serafino, con l'aggiornamento pressoché continuo del sito web, cerca di colmare questa lacuna, però la lacuna è così grande che la generosità non è commisurata poi alla possibilità reale di colmarla. Credo che mi devo fermare. Sì, grazie. Prendiamo tutte le misure, ha parlato 11 minuti, quindi per poter dare la possibilità un po' a tutti di parlare, cerchiamo di stare nei 5, appena sentite questo cuore vuol dire che ci siamo. Liana Cacciari, l'associazione del Parco della Manifattura, davanti e si prepara Marco Barbuzzi, Comitato Polonio per l'Ulivo. Buonasera, io faccio parte dell'associazione Parco e voglio parlare proprio di questo parco. In una zona un po' defilata nel centro di Bologna, ma con una storia molto antica e unica. È al centro di un'area di circa 10 ettari, dal XVII secolo è stata sede di insediamenti produttivi per la fabbricazione del tabacco. Durante la Seconda Guerra Mondiale i bombardamenti hanno danneggiato la maggior parte degli edifici, che sono stati così abbandonati e demoliti. A nord invece, sotto dopo via Zugardino, lungo il Cavatticcio, restano le tracce del porto fluviale urbano, che restò attivo dal 1548 al 1934. Da qui partivano, con cadenza bisettimanale, le navi che andavano fino a Venezia. Solo nel 1934 il porto fu demolito ed interrato. Dei vecchi edifici del porto, della dogana, dei magazzini, dell'osteria, sopravvive soltanto la vecchia darsena e la vecchia salara, magazzino del grano e del sale. Stiamo parlando quindi di un'area ricchissima di storia. Ciò nonostante l'ex manifattura e il cavatuccio sono stati per anni una ferita aperta nel cuore di Bologna, abbandonata al degrado e all'incuria. Già dal 1955 si comincia a parlare di riqualificazione, prevedendo sempre la conservazione di queste sue singolari caratteristiche storiche. Una svolta sembrò esserci nel 1983, quando i monopoli di Stato vendettero l'area, da tempo rivendicata come fruibile dai cittadini al Comune di Bologna. Partirono allora una serie di progetti, addirittura un questionario
nazionali mandato a tutti i residenti perché esprimessero le proprie aspettative per la zona. Nel 1983 venne bandito un concorso di debito dell'architetto Quaroni, cui progetto prevedeva un parco attrezzato, ma anche la demolizione del castellaccio e della facciata di via Rivarino, entrando così in conflitto con la sovrintendenza che invece vincolava questi edifici. Il progetto venne poi abbandonato nell'87, quindi per altri 10 anni la zona restò abbandonata in preda al degrado e il parco poi riprese e venne chiuso a causa degli edifici pericolanti. Intanto però i cittadini cercarono più volte di riappropriarsene a partire dal dicembre del 79, quando ci fu una grande opera di pulizia volontaria capeggiata dagli assessori Sarti e Bragaglia, o negli anni 80 quando i cancelli vennero forzati e l'aria riaperta al pubblico. Arriviamo così all'ultimo progetto consegnato nel 95 all'assessore alla cultura Pozzati e oggi in parte attuato, che da una parte ha comportato la qualificazione parziale della zona, la realizzazione della facoltà universitaria di scienze della comunicazione e un asilo nido, una scuola materna, la sistemazione delle case fatiscenti e delle scuole del pari di Zanardi che diventerà la gamba. Dall'altra però ha confermato l'assurdo progetto approvato già dalla Giunta Vitale, un mega parcheggio proprio dentro al parco, giustificato con la futura richiesta di mobilità vista sempre in direzione dell'auto privata. L'equazione polo culturale flusso di auto mega parcheggio è stata subito rifiutata da tantissimi cittadini residenti che insieme all'Associazione Parco e Manifattura hanno raccolto firme, fatto petizioni, esposte, richieste e ottenuto incontri con la vecchia e con la nuova amministrazione, cercando di spiegare le preoccupazioni in relazione all'impatto acustico e ambientale che questo comportava, sottolineando come l'intervento si stesse realizzando in totale assenza di piani sulla viabilità. Naturalmente noi contavamo molto che questi argomenti sarebbero stati recepiti dalla nuova giunta, visto che il sindaco aveva in larga parte centrato il proprio programma elettorale sulla necessità di ridurre il traffico privato, sull'urbanistica partecipata e sulla città a misura di bambino. Speravamo quindi in una svolta del tipo da Bologna Parcheggio a Bologna Parco, ma ci è stato spiegato dagli assessori Merola e Zamboni che il progetto era già esecutivo e che la finale da pagare alla società appaltatrice del parcheggio sarebbe stata nell'ordine di milioni di euro. Stranamente però ad oggi nessuno ci ha quantificato esattamente quanti milioni di euro e quindi nell'estate del 2004 sono iniziati gli scavi, nonostante la presenza di un nido, di una materna e di un centro anziani proprio a ridosso della zona, nonostante la vocazione pedonale dell'area che era stata pavimentata a Porfido e nonostante fosse l'unico giardino decente di un quartiere di cui solo il 6% della superficie è dedicato al verde pubblico e dove quindi convivevano anziani, bambini, proprietari di cani e anche senza tetto e alcolisti, in un'atmosfera quasi sempre di pacifica convivenza. E così molti alberi sono stati abbattuti, tra cui il grande olmo nero. La colonia felina è stata decimata e i topi stanno invadendo la zona. I lavori sono proseguiti sino all'inizio di aprile, quando dagli scavi sono iniziati ad emergere importanti reperti archeologici. All'inizio una necropoli etrusca di circa 20 sepolcri, resti umani e vasellame, che sono stati recuperati, catalogati e poi rimossi. Poi però è emerso un altro muro di circa 10 metri per 2, alla profondità di circa 4 metri, che potrebbe essere, che dice, una diga più una darsena, chi batte dei vecchi magazzini della dogana del morto del cavatuccio. Chiaramente noi non ci improvvisiamo archeologi e visto che questa scoperta ha finalmente bloccato i lavori di scavo, attendiamo i risultati che ci darà la sovrintendenza. Però ci chiediamo, vista la densità di storie del luogo, come sia stato possibile che i rilievi obbligatori, prima dell'inizio dei lavori, non siano stati più accurati. Non si parla di poche tombe, ma di una struttura molto imponente che tutti possono adesso vedere dalla finestra di fronte all'embassy che è stata aperta sul cantiere dopo la richiesta dell'associazione. Come associazione noi chiediamo la creazione di un parco archeologico, ovviamente la rinuncia al parcheggio, visto il continuo emergere di nuove strutture murali sempre lungo il perimetro della zona. E contemporaneamente alcuni consiglieri comunali hanno presentato interpellanze al comune per avere notizie sulla compatibilità dei ritrovamenti col proseguimento dei lavori. Per rivedere gli attuali piani di edificazione. Il 30 maggio l'interpellanza è stata discussa in Commissione Affetto Territorio e l'assessore Zamboni ha assicurato che se la sovrintendenza darà parere negativo alla rimozione del manufatto, il progetto del parcheggio andrà completamente rivisto, ma se anche sarà realizzato sarà pertinenziale e non più totalmente a rotazione. Io vorrei concludere dicendo che come in tutta questa storia sia stata fondamentale la partecipazione attiva dei singoli cittadini che giorno dopo giorno hanno monitorato i lavori di scavo mantenendo vigile l'attenzione anche con le feste a tema, con i volantinaggi e i manifesti per informare il quartiere e la città del patrimonio che sta emergendo nell'area. E
poi volevo ricordare che domani alle 17.30 l'assessore Zamboni probabilmente sarà presente al centro Costa per parlare delle novità. Daniela Alzano, della Commissione Mensa delle Scuole Lombarde. Innanzitutto buonasera, Presidente Visco, Comitato Comunale numero 1, a nome di questo comitato voglio ringraziare l'invito di Ilaria del Cantiere, ovviamente anche per aver organizzato questa importante e interessante serata. Dopodiché inizio con la relazione. Vi ricordate che quei manifesti che Sergio Comprate va fatto affiggere durante la campagna elettorale, della scorsa campagna elettorale, da Bologna io a Bologna non fu, perché lo slogan di futuro sindaco intendeva indicare una strada, un modo diverso, democratico ed alternativo a quello del centro-destra, sia locale che nazionale, di governo della città, di questa città, appunto, Bologna. Ad un anno quasi esatto dalla proclamazione di Comprate la carica di sindaco di Bologna, risulta difficile se non impossibile individuare, non dico il percorso, ma perlomeno l'inizio, diciamo, di un percorso che dovrebbe, avrebbe dovuto nelle intenzioni condurre ad un sistema di governo che fosse stato sì efficace ed efficiente, ma allo stesso tempo anche più democratico, più partecipativo rispetto a quello messo in pratica dai suoi predecessori. L'utopica, diciamo, Bologna noi al momento, per quello che c'è dato di vedere e sapere, risulta molto lontana sicuramente dai buoni propositi che ci aveva aiutato la campagna elettorale, questo sicuramente. Tutti quei cittadini e tutte quelle associazioni che si hanno impegnate affinché a Bologna potessero tornare a contare tutte quelle le problematiche, le aspirazioni, i desideri delle persone, quindi quasi per definizione speravano nel ritorno di un'amministrazione di sinistra che fosse solidale e di qualità, secondo i criteri suggeriti dal grande Roberto Bobbio. Ora, un anno dopo, al momento sicuramente parziale ma comunque significativo, in cui tirare le somme si sentono per usare un aggettivo che era il nostro sindaco Ferrati ugualmente abbiamo, come ha più volte ricordato. Non c'è traccia, spiace, di questa occasione fino ad oggi, di una volontà sinceramente propositiva di questa amministrazione a coinvolgere i cittadini, più o meno informati, più o meno interessati, più o meno informati del governo della città. Questa richiesta non è un vizio, un pezzo della cosiddetta spesso maledetta, come viene detto, società civile, bensì è un'esigenza impellente del potere politico, della classe politica, cui i normali canali di legittimazione, in primis appunto quello dei partiti politici, non garantiscono più per la loro intrinseca, strutturale, se vogliamo anche sistemica debolezza, quel quantum di legittimità che fino a qualche tempo fa i partiti riuscivano a garantire, ad assicurare. Noi quelli che siamo qui riuniti stasera, ma anche molti altri cittadini là fuori che per tanti svariati motivi non riescono, non possono iscriversi o partecipare alla vita partitica all'interno dei partiti, ma preferiscono magari interessarsi ed attivarsi per singole problematiche, soltanto per singole tematiche, sono una risorsa necessaria e vitale per l'intera classe politica nazionale e locale e soprattutto per il buon funzionamento del nostro sistema politico. Il problema vero è che per certi aspetti dovrebbe essere il filo conduttore, se vogliamo, di questa serata e delle riflessioni che spero seguiranno, riguarda la necessità adesso, cui è possibile rendere più democratico un sistema che già di per sé, se vogliamo, in maniera comunque insoddisfacente, democratico. Ciò di cui questa sera noi dobbiamo debattere veramente, senza avere la sciocca pretesa di trovare la soluzione a portata di mano, con certi gli strumenti e metodi per rendere questo sistema, il nostro sistema, la nostra democrazia, ossia il nostro stare assieme civilmente, è ancora più democratico, qualitativamente migliore, no? Questo è il problema. A mio avviso dobbiamo domandarci se è possibile migliorare la democrazia. A mio avviso non solo è possibile ed augurabile perseguire questo obiettivo, ma è anche moralmente esigente. Un cittadino, qualunque esso sia, qualunque fede o tradizione politica faccia riferimento, deve sentire il dovere di partecipare al perseguimento e al mantenimento del bene comune. Un grande pensatore inglese, John Stuart Mill, era solito ricordare che in genere i governanti preferiscono avere a che fare con cittadini passivi, che noi oggi definiremo apatici, perché piuttosto che con cittadini attivi, perché ovviamente i primi sono più malleabili, sono più controllabili e più docili politicamente. Come sappiamo però ciò che è preferibile da coloro che governano non sempre, anche preferibile da coloro che sostengono dai sostenitori del governo democratico.
funzionato. La democrazia, per poter sfruttare appieno le proprie potenzialità, necessita di cittadini attivi, che pungono, che spronino, controllino i propri governanti. Il popolo esigente con i propri rappresentanti, con i propri governanti, non intraccia la lente del potere come qualche sprovveduta da apprendista stregone sta tentando di farci intendere o capire. Bensì permette un migliore esercizio di quel potere e di conseguenza migliore sistema politico democratico. A questo punto dunque è necessario domandarci quali sono quegli strumenti che possono permettere in ultima istanza ai cittadini di poter esercitare fino in fondo i propri poteri, anche quali metodi arricchiscono la nostra democrazia. Questi strumenti e metodi sono numerosi, in parte sono già utilizzati ampiamente in numerosi paesi e città europee, non solo. Si pensa, per fare qualche esempio, al bilancio partecipativo, alla progettazione urbanistica partecipata, ai sistemi di governance ascendenti o bottom-up, ai forum deliberativi. Per quello che riguarda questi aspetti, l'Italia, in particolar modo Bologna, è in ritardo rispetto alle altre nazioni europee comparabili con la nostra. Quello che manca a noi realmente non sono le opzioni, gli esempi di cui prendere spunto in Europa, in America, Latina, bensì la volontà politica, squisitamente, esclusivamente, prettamente politica, di concedere ai cittadini, quelli attivi, quelli interessati, vari, alle associazioni, la possibilità di prendere parte, ovvero partecipare al governo, magari in una porzione di un settore della propria città o del proprio paese. Prendere parte al processo decisionale, che già qui ammiscono legittimamente numerosi cittadini, numerose associazioni. Numerosi cittadini, numerose associazioni, significa contemporaneamente sentirsi parte, quindi cominciare a sentirsi parte di una collettività, significa in sintesi condividere delle esperienze, delle aspirazioni e delle azioni. E proprio da qui, ma non intendo promettere, appunto, se non fermarmi oltre sull'argomento, sarebbe possibile, auspicabile, riprendere il dibattito rimasto un po' in sospeso sul tema della legalità, che è stato altamente confuso e pasticciato durante il dibattito di questi ultimi giorni. Esistono poi altri strumenti che, come dire, garantiscono questa forte diretta del cittadino nei confronti del potere politico, e bene sì, è più importante tra queste e poi delle primarie, come ricordava l'intervento che mi ha preceduto, che intendo appunto come metodo valido, efficace, inclusivo, trasparente e democratico, nel senso dei candidati alle cariche pubbliche, monocratiche ma non solo. Questo metodo, ossia le elezioni primarie, che al momento è sulla bocca di tutti, nonostante spesso se ne parli con incompetenza o peggio, con ignoranza, non permette soltanto ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, ma favorisce un controllo attento, vigile ed interessato del loro operato. Introdurre le elezioni primarie nel nostro sistema politico, oltre che ad assicurare l'esercizio di un diritto sacrosanto per i cittadini, selezionando appunto chi avrà l'onore e l'onere di rappresentarli, significa soprattutto trasformare il modo di intendere, di pensare, di fare. L'8 e il 9 ottobre prossimo, tutti gli elettori del centro-sinistra saranno chiamati per la prima volta nella loro complicata e travagliata storia a decidere, cioè a scegliere quello che dovrà guidare l'Italia fuori dal disastro economico, politico e culturale che questo governo di destra, di centrodestra, col suo indiscutibile malgoverno ci ha condotto. Non possiamo dimenticarci, noi cittadini del corpo di centrosinistra, che troppe volte in passato pochi, scarsamente legittimati, segretari dei partiti hanno scelto senza alcun tipo di dialogo e di confronto con i propri elettori candidati, che fuori erano anacronistici, deboli e con ancora più rilevante perdere. La sinistra e il centro-sinistra tornerà a vincere, quindi solo e soltanto quando riuscirà ad avere fiducia nei propri cittadini, vale a dire quando saprà di nuovo ascoltare le democratiche esigenze che provengono dal basso, dal popolo, perché è là che la sinistra è nata ed è là che può trovare nuova linfa per rinascere, per innovarsi, soprattutto quindi per vincere. Non ci accontentiamo di una semplice alternanza al governo del centro-destra, ma vogliamo proporre allo stesso tempo un'alternativa a questo governo, nelle politiche, nelle procedure, nel rispetto della Costituzione e nei valori. Per questo è necessario che lo spirito e la forza vincente delle primarie non siano limitati soltanto alla selezione della leadership, ma diventino una caratteristica costante e trasparente di tutta la politica italiana, cominciando da quei collegi in cui noi leggiamo i nostri rappresentanti in Parlamento. Solo in questo modo riusciremo ad essere realmente altri ed alternativi rispetto al governo attuale, solo così riusciremo a vincere e a convincere i nostri elettori di centro-sinistra. Speriamo anche qualcun altro. Ovvio, con questo concludo e ringrazio per l'ospitalità. Diceva che la democrazia è la domanda facile e la risposta difficile. Diciamo, intanto noi cominciamo a porci le giuste domande. Se saremo bravi, saremo capaci, saremo esigenti, forse anche le giuste risposte forse seguiranno. Grazie. Daniela Anzani, la Commissione Mezza Scuola Rondini, poi c'è Sandro Pio, Associazione Più.
associazione Scandellano. Buonasera, grazie dell'invito. Dunque, in Emilia Romagna esiste una legge che è la numero 29 del 4 novembre 2002 che qualifica il pasto a scuola come un importante momento educativo facente parte di un percorso di formazione non avulso da qualsiasi altra attività didattica. Mario Rocchena, cui la nostra scuola è dedicata, concepì il tempo pieno proprio allo scopo di inserire il pranzo tra le attività alla complessiva formazione dei bambini. La commissione mensa della scuola Rocchena, formata da genitori e insegnanti, esiste ormai da diversi anni ed ha assistito ad un costante peggioramento della qualità e della varietà del cibo offerto. Molti sono stati gli incontri realizzati con i responsabili del comune prima e di Serio poi, incontri ai quali tuttavia non è mai seguito un reale, duraturo e sostanziale cambiamento. Con la privatizzazione del servizio, avvenuta nel 2003, i problemi si sono ulteriormente accentuati, tanto da indurre il Comune, secondo la dichiarazione dell'assessore Bottoni, dopo appena due anni, alla decisione di una ristrutturazione completa dei tre centri pasto, considerati ormai insufficienti ed inadeguati a soddisfare le esigenze degli utenti, il cui numero si aggira oggi intorno alle 17.000 unità. Tutto ciò sta accadendo nonostante le rassicurazioni pervenuteci all'atto della privatizzazione, la quale avrebbe dovuto, nelle intenzioni, coniugare perfettamente la snellezza e l'efficienza del privato con la consolidata esperienza del servizio pubblico. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in tempi brevi, collaborando con il Comune e con la Sicilia, ad offrire ai bambini una mensa di qualità, biologica e sicura, con prodotti di certificata provenienza, come già in altri comuni emiliano-romagnoli avviene, nel rispetto della legge regionale a tal scopo emanata. Riteniamo quindi indispensabile la stesura ex novo del contratto stipulato nel 2003, al fine di adempiere alle norme sancite dalla legge regionale, in virtù della quota societaria maggioritaria detenuta dall'ente pubblico, che dovrebbe essere il primo garante della qualità della vita offerta ai piccoli cittadini. La qualità certificata del cibo, assieme alle difficoltà operative in cui versano oggi i centri pasto, che non consentono loro di adempiere alle condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte, rendono ormai improcrastinabile il cambiamento. Chiediamo una politica di razionalizzazione dei menu e di diminuzione degli sprechi, entrambi mirando, oltre che al contenimento del prezzo del pasto, anche ad un miglioramento del servizio, in quanto parte integrante di un processo formativo di cui la scuola è espressione immediata. Auspichiamo inoltre l'attivazione di un gruppo di controllo che esprima, insieme alla rappresentanza del Comune e della Servo, una componente genitoriale selezionata nell'ambito di un'assemblea pubblica e di cui il primo obiettivo sarà quello di vigilare sulla trasparenza delle operazioni e sulla tracciabilità dei prodotti giornalmente impiegati per la produzione dei pasti. Invochiamo inoltre l'applicazione del costo a consumo e non a forfait, anche questo già sperimentato in altri comuni, pure il regime di fasciazione ISEE. Ribadiamo che le nostre richieste sono sostenute da un forte riscontro presso i genitori di un gran numero di scuole e che la nostra attenzione rimarrà costante in tutte le fasi dell'auspicato cambiamento. Grazie. Ringrazio il consigliere Ugo Mazza, politologo Pasquino, di essere presenti. Do la parola a Tiziano Loretti del Partito della Rifondazione Comunista e si prepara Flavio Fuspecci dell'Associazione Mosaico. Io cercherò di stare nei tempi richiesti per l'intervento, per cui il mio contributo sarà, diciamo, ad appunti molto schematico, anche perché alcune questioni che io affronterò sono già state ampiamente trattate, quindi non sono novità. Intanto, siccome appunto
dobbiamo ragionare sull'anno di Giunta Cofferati, dico che all'atto della presa, insomma, di Palazzo da Cursi, la situazione economica che la nuova Giunta ha dovuto affrontare è stata una situazione economica e sociale molto difficile, con soluzioni non facili da interpretare. Ma ha potuto farlo con un tempo progettuale di condivisione molto ampia. Ricordo una campagna elettorale lunga un anno, una grande partecipazione che ha creato aspettative notevoli tra i cittadini di Bologna, che chiedevano la cacciata di Guazzaloca, ma chiedevano anche una azioni in controtendenza con quella che è stata, con quello che è stata la giunta precedente del sindaco Vitale. Da quest'ultimo anno possiamo rilevare alcuni aspetti positivi che riguardano l'ambiente e la mobilità. Abbiamo detto prima, come diceva il compagno Gigi, l'accensione di Sirio, l'approvazione del piano straordinario per la qualità dell'aria, fino alla recente proposta per una nuova politica di mobilità pubblica e privata, alla quale possiamo aggiungere quello segnale di riconoscimento che sta nel bilancio del 2005 di autonomia dell'indirizzo da parte delle risorse destinate ai quartieri. Dico questo perché voglio sottolineare il nostro impegno all'interno di questa giunta, atto a interpretare i bisogni di questa città e con una grande attenzione alle esigenze dei cittadini. Detto questo, però, aggiungo che ci sono alcune questioni che non hanno avuto la stessa accelerazione, e immagino io, insomma, non perché c'è la paura della patente a punti. C'è un'accelerazione necessaria per l'urgenza dei temi da affrontare che riguardano questa città e che riguardano gli incendi meno ambienti di Bologna. È inutile che ce lo nascondiamo, in questa città c'è una carenza di diritti, c'è una carenza di opportunità di una vita migliore per le tante persone che hanno visto scemare piano piano la qualità della loro vita, il loro tenore di vita, fino a raggiungere le soglie della povertà e della precarietà. Naturalmente non è un fatto che possa essere ascritto all'ultimo anno dell'amministrazione Cofferati, sicuramente datato, ma in quest'ultimo anno le condizioni non sono migliorate, anche appunto per alcune questioni contingenti che stanno accadendo sul nostro territorio. Bologna, tra l'altro, è una città carissima, quasi inavvicinabile, e questo crea insicurezza tra i giovani che non hanno prospettive, tra gli anziani che hanno paura di non essere rappresentati nei loro bisogni. È necessaria quindi fin da ora una politica di contenimento dei prezzi, per esempio per quello che riguarda la luce, il gas, l'acqua, i trasporti. A fronte di un esagerato utile di esercizio di ERA, si parla di un 53%, non c'è stato alcun contenimento delle tariffe e in città molte persone faticano a pagare. La morosità è molto elevata e questa amministrazione dovrebbe trarre le conseguenze dopo questi risultati. Tra l'altro aggiungo che Bologna e il suo territorio sono attraversati da una crisi molto profonda, una crisi industriale molto profonda, che da qui alla fine dell'anno probabilmente creerà 12.000 posti di lavoro in meno tra mobilità e cassa integrazione. Quindi ci troveremo di fronte a nuove richieste a cui bisognerà dare nuove risposte, e bisogna che queste risposte vengano pensate fin da adesso, perché altrimenti rischiamo appunto di creare povertà a povertà. Quindi e come fare ancora in modo che la casa sia un bene comune, garantito a tutti senza discriminazione? Anche qui vi do alcuni dati che da soli sono emblematici ci fanno capire esattamente come sta la situazione. Ci sono 780 case dell'ACER che sono vuote, 200 in ristrutturazione che stanno per essere assegnate, 200 in attesa di finanziamento, 280 vuote senza nessun progetto. In più si aggiungono 12.000 appartamenti privati sfitti, in realtà sono 7.000 perché 5.000 vengono affittati in nero per alzare
lo sfruttamento degli studenti fuori sede, lo si capisce valutando le utenze. Allora, in questa città ci sono state delle risposte forse parziali, e cioè un gruppo di giovani prevalentemente precari, quindi giovani che non hanno accesso alle graduatorie dell'ERP, ma che hanno bisogno però di avere una casa, hanno occupato alcune case, cioè hanno posto un problema, hanno chiesto alle istituzioni, hanno chiesto alla politica di essere rappresentati, hanno chiesto una risposta. La risposta, voi lo sapete, è stata una risposta, come dire, ambigua, e cioè è stato posto un problema di legalità. Io credo che questa non sia la risposta che i cittadini e quei giovani hanno bisogno. E tra l'altro io sono ben consapevole che l'occupazione non è esaustiva, non risolve il problema di quel 30% di cittadini bolognesi che hanno bisogno di una casa. E quindi abbiamo necessità di fare una piattaforma complessiva, in un confronto tra le istituzioni, tra i cittadini, tra i quartieri. Ma quello è stato un tentativo per porre il problema. E quel problema andava affrontato esattamente per quello che era, e non invece per... Non si doveva parlare di altro, il problema era quello, bisognava stare su un pezzo, su quel contenuto. E anche le 12.000 case sfitte, le 7.000 scusate, in realtà dovremmo cominciare a ragionare, perché per esempio non soltanto abbiamo persone che hanno bisogno di stare nelle case, ma abbiamo, come dire, nuovi soggetti monoreddito o anche un doppio reddito che colpiti dalla crisi non riescono non soltanto ad accedere a un mutuo, ma neanche a dare una casa in affitto. E allora noi dobbiamo forse che questo problema, quelle case potrebbero diventare il luogo in cui queste persone vanno ad abitare, perché ovviamente sarebbe un modo per colpire appunto la speculazione che c'è in questa città sugli appartamenti. E ancora sui giovani, ci troviamo in una situazione molto difficile. Per la prima volta dopo il dopoguerra abbiamo una nuova generazione che vive peggio dei padri. Una volta tutto il padre lottava per il figlio e quindi gli dava condizioni di vita migliori. Oggi i figli vivono in condizioni peggiori di quelle dei padri e chiedono, e in realtà ci troviamo appunto di fronte ad una maturazione di questo tipo. Allora io credo che andrebbero valorizzate le cose che sono state fatte in questa città. Io penso che posti come il TPO, come il livello 57, come l'IN, come l'Ace 61 e anche i posti di Assaltonato devono essere valorizzati, perché lì ci sono giovani che fanno cultura, che fanno cose che altrimenti non potrebbero fare. Lì c'è la risposta alla calcificazione del divertimento, lì ci sono spazi liberati dallo spazio, quindi questi andrebbero valorizzati, perché i giovani hanno bisogno di queste risposte, per cui bisognerebbe prendere tutti i posti che sono in disuso e darli da gestire ai giovani, perché di questo è quello che ci chiedono. Come costruire allora una città accogliente, affettuosa, così come recita una parte del programma che ha portato la coalizione di centro-sinistra vince le elezioni nei confronti dei nuovi cittadini migranti? Allora, anche qua metto il dito nella piaga, non mi nascondo. Perché se la risposta è l'abbattimento delle baracche sul lungo Reno, come è stato fatto, noi non ci stiamo. Neanche se la stessa atto fatto in via Revoreto, queste cose non ci appartengono. Addirittura via Revoreto è una zona tutta abusiva, dove c'erano anche delle ville e delle baracche che sono state colpite le baracche. Se è abusiva colpiamo anche chi ha costruito abusivamente, non soltanto molti poveracci. È facile. Io credo che si devono ricreare le condizioni per uscire dalla illegalità che tanti migranti vivono nel lavoro nero, per esempio. E credo che soprattutto in quei cantieri che lavorano per l'amministrazione pubblica, soprattutto in quei cantieri. La lotta contro il lavoro nero è una lotta che appartiene alle fondazioni comuniste, ma credo che debba essere una lotta che appartiene a tutta la giunta, così come la battaglia sul CPT. Anche in questo caso, guardate, quello che succede l'11 luglio in Puglia è una scadenza importante. Tutti i governatori delle regioni di centro-sinistra si trovano per chiudere i CPT. Ma non è che questa è una cosa che è caduta dall'alto,
improvvisamente una notte sono stati folgoranti e hanno deciso che CPT andava tutto. No, non è per questo. È perché centinaia di migliaia di anche razzisti, di giovani che hanno lottato contro i lager etnici, anche con azioni dimostrative forti come lo spuntaggio, hanno contribuito a creare queste con le condizioni per cui adesso i governatori chiedono la chiusura di CPT, e credo che una risposta, anche questa giunta, una risposta forte la debba dare. Infine si parla della partecipazione. Quindi cosa fare del decentramento, come fare del decentramento e della partecipazione parole piene di senso e non caselle invece che vengono riempite con tutto e il contrario di tutto? Io penso che vada ridefinita la parola partecipazione, perché non credo che la parola partecipazione si possa esaurire semplicemente in un rapporto nel quale, col quale i cittadini hanno contribuito a scrivere, le associazioni hanno contribuito a scrivere il programma. Non credo neppure che la partecipazione possa essere sovrapposta alla parola consenso. Partecipazione vuol dire governo condiviso, ricercando critiche e proposte alternative e proponendo soluzioni che rispondano alle sollecitazioni dei cittadini. Oggi noi assistiamo alla partecipazione fatta in giù due velocità. Una, quella di facciata centrale, e l'altra reale che parte dai quartieri. Basta semplicemente andare ad una qualsiasi iniziativa su ogni singolo problema e ci sono decine di persone che hanno voglia di discutere e di partecipare. Bisogna che il potere centrale ascolti questi cittadini e risponda e si riparta appunto con l'idea vera di partecipazione. Infine chiudo con una battuta e chiedo scusa se ho sforato. Nella presentazione di questa iniziativa, un quotidiano locale titolava temi radicali, toni moderati, come appunto se ci fosse contraddizione in questo. Io penso che sarebbe stato meglio scrivere temi radicali e toni determinati, perché noi siamo determinati.